Come abbiamo visto molto spesso, essere generosi potrebbe essere una grande qualità. Ma a volte potrebbe anche metterci nei guai. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in Rubrica Notturna. Sigla! Oggi facciamo la conoscenza di Maya Milleti, che nasce a maggio dell'81 nelle Filippine, da Pablito e da Noemi, ed è quinta di sei figli. La ragazza era molto brava a scuola e nel marzo del 1995 Maya e la sua famiglia sono emigrati a Honolulu, alle Hawaii, bella zona, caspita. Dove frequenterà la Rockford High School. Maya partecipa a molte attività extrascolastiche, quindi ballo, teatro, e dopo diploma, che riesce ad ottenere a 17 anni, troverà lavoro presso un McDonald's. Sì. Dunque forse non ha queste grandi pretese, ma si accontenta di poter trovare comunque un lavoro che la possa aiutare a mantenersi. In questo periodo incontrerà il suo futuro marito, un certo Larry Milleti. I due si metteranno insieme. A 19 anni Maya inizierà a frequentare l'università, continua gli studi, nonostante si vuole sposare, nonostante lavori part-time in un McDonald's. Larry invece va in Virginia per l'addestramento navale. E poi si sposterà a sud della California, dove Maya continuerà i suoi studi a San Diego. Anche San Diego deve essere una bella zona. Eh sì, e qui si laureerà con lode. Abbiamo capito che è una donna tutta ad un pezzo, precisa, che sa quello che vuole nella vita. E infatti era anche molto brava nel suo lavoro, molto meticolosa, capace. E troverà impiego presso la Marina degli Stati Uniti, sempre presso la base navale di San Diego. Esatto. Nel 2010 Avranno il decideranno loro primo figlio. e si chiama Lara. La bambina la si chiamerà Lara e poi seguirà un'altra femmina di nome Milani e poi arriverà anche il maschietto che si chiamerà Lazarus. E fin qua, come tutte le nostre indagini, tutto a posto, tutto felice, coi fiocchi, una brava madre, un lavoro, dei figli sani e poi arriva la fregatura. Sì. Perché comunque Maya vuole dare la vita migliore, l'istruzione migliore ai propri bambini. E la donna amava fare anche escursioni in bicicletta, andare in campeggio, andare in giro proprio con i bambini, se li portava ovunque. Non è una di quelle madri che li lasciano in casa con i nonni ad arrangiarsi e lei a farsi le sue belle cose, no. Insomma, abbiamo capito che Maya è una persona molto generosa e anche se può aiutare qualcuno, lo fa molto volentieri. Spesso, infatti, quando tornava in visita alle Filippine, portava materiale scolastico alle comunità del posto. Maya aveva anche un grande talento musicale e nel gennaio del 2021 aveva imparato da sola a suonare la chitarra e il pianoforte. Maya ora ha 39 anni, vive con il marito e tre figli a Chula Vista in California, ma alla fine del 2020 lei e il marito inizieranno ad avere problemi come coppia. Pazienza, capita nelle migliori famiglie. Quando lui sospetterà che la moglie intrattenga una relazione con qualcuno, vorrà ovviamente chiedere il divorzio. Larry si presenterà anche sul posto di lavoro di Maya, sorpresa, per vedere se potesse scoprire qualcosa. Sì, se lei davvero si trovasse lì oppure no. Secondo un amico di Maya, Larry era stato violento nei suoi confronti. Una volta aveva persino cercato di strangolarla fino a farle perdere i sensi. Se questo non è un campanello d'allarme cui notare. E poi soprattutto Maya si era preoccupata per il benessere dei suoi figli. Un altro amico di Maya le aveva offerto rifugio in caso di bisogno. Sì, chi la conosceva diceva che in questo periodo la donna era davvero molto infelice, era palese a tutti, insomma, e voleva staccarsi dal marito, come abbiamo visto, per mettere anche al sicuro i propri figli. Ha capito che è un tipo violento, quindi vai subito via. Comunque, la situazione non migliorerà e Maya, il 7 gennaio, sparirà misteriosamente da casa sua. Infatti, le CCTV presenti sulla strada cattureranno Maya intorno alle 17 di quel pomeriggio. La donna era stata a parlare con un avvocato, ovviamente per il divorzio. Ma da lì in poi pare non lascerà più l'abitazione. L'8 di gennaio, e sono le 6:45 del mattino, un SUV nero che si presume sia guidato da Larry
lascerà l'abitazione, facendo ritorno solo alle 18, ben 12 ore dopo. Dove fosse stato Larry in quel periodo proprio non si sa, forse non è neanche troppo importante. Ma la famiglia della donna però si preoccuperà, perché Maya non aveva risposto al cellulare nell'arco di tutte quelle ore. In più era stata organizzata una festa di compleanno della figlia per il 10 di gennaio a Big Bear Lake, ma Maya aveva smesso di rispondere ai messaggi per organizzare la cosa, dunque questo apparrà assolutamente strano, perché lei era molto attaccata ai suoi figli. Il fratello di Maya farà visita all'abitazione della sorella, va a vedere in prima persona che cosa sta capitando lì a Chula Vista. Ma qua, che nome è Chula Vista? Strano. Se sbagliamo pronuncia, perdonateci, vi chiediamo umilmente scusa. Però, dicevano così. Qui il fratello di Maya incontrerà Larry, che guarda caso gli dirà che sua sorella era chiusa in una stanza dalla sera prima perché avevano discusso e non voleva saperne di uscire. Racconterà che aveva portato suo figlio alla spiaggia quel pomeriggio, ma quando era rientrato la moglie era ancora chiusa nella camera, dunque. La famiglia di Maya tornerà all'abitazione il giorno successivo. In quel momento lì decide il fratello, vabbè, lasciamola stare. Ma non demordono. No, e infatti il giorno successivo, il 10 gennaio, torneranno lì. E Larry racconterà la stessa identica cosa. Insomma, regge per una volta, ma per due. A quel punto la famiglia insisterà di poter entrare in camera. E quando lo faranno, ovviamente, troveranno una camera vuota. Eh beh sì, e a quel punto Larry dirà che forse la moglie era andata a fare qualche escursione, sappiamo, no? Lei piaceva fare campeggio, fare escursioni. Sì, peccato però che l'auto della donna sia ancora parcheggiata nel vialetto ed è sotto gli occhi di tutti. Eh sì. La sua carta di credito e la sua patente di guida però erano sparite, però non vai via a piedi, giusto? A seguito di questo, la sorella di Maya, Mary Chris, presenterà una denuncia di persona scomparsa. Meno male che si muovono subito. Alle autorità farà sapere la sua grande preoccupazione per la sparizione della sorella. Le autorità appuriranno che l'ultimo contatto di Maya con la sua famiglia è avvenuto il 7 gennaio, alle 20:15, quando verranno esaminate le celle telefoniche per capire la posizione della ragazza. Si appurerà che corrispondessero a Chula Vista nei pressi dell'abitazione della donna. E sarà da qui che inizierà una ricerca forsennata, sia da parte delle autorità che da parte dei volontari che vorranno esaminare tutta la zona circostante. Beh, ovviamente saranno battuti i fiumi, i burroni, ma anche il parco statale del Monte San Miguel. Ma il tutto, purtroppo, come è prevedibile, risulterà inutile ai fini dell'indagine e la donna non si riuscirà a trovare. Nel frattempo, il 23 di gennaio, la polizia otterrà finalmente un mandato di perquisizione per l'abitazione, ovviamente, di Maya, di suo marito Larry. Ma sarà solo uno dei 67 cui faranno richiesta, in seguito le autorità, e con questo si spera che nell'abitazione si possa trovare qualche indizio utile, qualcosa che faccia capire che fine abbia fatto. E infatti in questa abitazione troveranno ben 16 armi da fuoco, una delle quali Larry la teneva in maniera illegale. Nel maggio del 2021 Larry riceverà un ordine restrittivo e dovrà consegnare tutte quelle armi alle autorità. Verranno trovate foto del figlio circondato addirittura dalle armi e si verrà a sapere che tutti e tre i figli conoscevano le combinazioni per poter accedere all'armadietto delle armi, una cosa che assolutamente non è da fare perché non si cura. Altre agenzie investigative si uniranno a questo punto alle indagini perché non sono in grado di trovare una semplice donna che dicono scomparsa. Quindi si mettono in mezzo l'FBI e la Marina, che contribuiranno a sequestrare i due veicoli appartenuti a Larry per esaminarli. Dei resti scheletrici verranno poi trovati nella contea di Orange, tuttavia saranno dichiarati appartenenti ad animali, dunque anche questa pista non porterà a nulla. La famiglia di Maya, affranta dalla scomparsa, parlerà ai media più volte per cercare di far sapere della notizia e capire se qualcuno là fuori nel mondo potesse dare qualche indicazione utile. Mary Chris e suo marito, Mary abbiamo visto che è la sorella, sì, distribuiranno anche volantini. Insomma, fanno tutto quello che è necessario fare quando c'è di mezzo una persona scomparsa. Nel frattempo si avvicinava anche il compleanno della figlia di Maya e lei per nulla al mondo sarebbe mancata alla festa della bambina. Ovviamente abbiamo capito che è impossibilitata a farlo perché l'hanno tolta di mezzo. Ci saranno poi due filmati delle CCTV di un vicino di casa che pare filmeranno 8 spari avvenuti proprio all'interno dell'abitazione di Maya.
Il 7 di gennaio verrà rilasciata al pubblico la registrazione audio in cui si possono proprio sentire anche i cani abbaiare dalle abitazioni vicine. Quindi, insomma, perché non l'hanno segnalato subito le persone che hanno sentito degli spari in quella casa invece di aspettare le indagini, di aspettare che le autorità guardassero i filmati delle CCTV? E perché non sempre forse si vuole ficcare il naso negli affari altrui o forse si ha paura di parlare. Comunque altre CCTV inquadreranno Larry mentre gioca con i figli. Sì, comunque con i figli è una brava persona. Sì, però la cosa è strana perché è tardi e fuori fa un freddo cane. Va anche notato che Kerry non prenderà mai parte alle ricerche organizzate per cercare sua moglie. In quei mesi poi la famiglia di Maya interromperà le relazioni con i bambini. Pare che in molti penseranno che la donna avesse deciso di allontanarsi di sua spontanea volontà. Non c'erano gli estremi per pensare che fosse successo qualcosa di grave. Larry diventerà presto una persona di interesse e si farà seguire da un avvocato. Smetterà di collaborare con la polizia a questo punto, mentre le autorità continueranno a sentire la famiglia della donna. Insomma, le indagini continuano anche senza avere una pista vera e propria da seguire. La sorella Mary Chris dirà che Maya la settimana prima di sparire era stata in campeggio con Larry e non avevano fatto altro che litigare. La donna dirà che Larry volesse anche assumere un sicario per togliere di mezzo la donna che pare, come abbiamo visto, temeva avesse una relazione con qualcun altro. Cioè lui fa sapere che vuole assumere un sicario, ma... E allora forse era da prevenire, si poteva prevenire. Eh sì. Negli anni a venire i sospetti su Larry non cesseranno. Purtroppo se non ci sono delle prove non si può incriminare nessuno. Cioè il bello è che abbiamo parlato di anni, per capire una cosa come... L'abbiamo capita già noi dalla seconda frase. Ci vanno le prove, non devi solo capire, vanno prove, vanno fatti. Comunque sì, le autorità credevano, sì, che... Larry avesse ucciso Maya tra il 7 e l'8 di gennaio e che poi si fosse sbarazzato semplicemente del suo corpo. Eppure era stato così astuto, dove aveva nascosto il corpo della moglie. Larry però non cambierà mai versione dei fatti, lo farà solo per un piccolo dettaglio, quale? Dirà che aveva discusso quel giorno con Maya e che avesse poi portato, quando lei si era nascosta in camera da letto, il figlio sulla spiaggia. L'unica differenza è che cambierà il nome della spiaggia, probabilmente non si ricordava la spiaggia che aveva nominato la prima volta e farà semplicemente il nome di una spiaggia diversa. E poi aveva detto che rientrato aveva sentito sua moglie camminare al piano di sopra, ma comunque non si era accertato di andarla a vedere o che fosse addirittura lei. E poi lei ovviamente, Maya, non si era presentata al lavoro e il suo cellulare era rimasto spento. Eppure Larry verrà visto lasciare l'abitazione su quel SUV nero, vi ricordate? Però anche tutte queste piccole cosette non servono a niente. Quando però la polizia controllerà a questo punto il cellulare di Larry, si appurerà che avesse cancellato tutti i messaggi, guarda caso, scambiati con la propria moglie. Ma perché li ha cancellati? Beh, ovviamente comunque le autorità sono in grado di risalire anche ai dati cancellati. Comunque, una fatica inutile. Comunque verrà fuori una cronologia di navigazione piuttosto inquietante. Kerry infatti aveva cercato su internet piante e droghe che potessero ridurre all'incoscienza. E poi aveva visitato siti web dove si fanno incantesimi, ecco. Questo era successo tra il settembre 2020 e il gennaio 2021. Si scoprirà che Larry li acquistava proprio questi incantesimi contro la moglie, dove chiedeva di punirla, di renderla inabile, in modo che non potesse neppure più uscire di casa. Cioè, comprava gli incantesimi, vi rendete conto? E poi l'avrebbe anche maledetta per farla soffrire e per farle capire che erano fatti per stare insieme. Insomma, forse non accettava questo divorzio e No, stava facendo tutto questo. Il bello è che Larry in casa aveva anche un altarino per sua moglie che era stato imbrattato del suo sangue. Ma più di così? Cioè, cosa vogliono le autorità? Queste non sono prove concrete? Beh, ma basta guardare la cronologia di navigazione sul cellulare, sul computer, e sei fregato. In gennaio, quando sua moglie sparirà per sempre, Larry
Continuerà a dire che la moglie era viva e che era convinto che la famiglia di Maya lo stesse semplicemente calunniando. Eh sì, gli dava la responsabilità della sua sparizione, ma era lei che, stufa, stanca di quella situazione, aveva deciso di andarsene. Il 19 ottobre del 2021 Larry Mileti sarà arrestato per l'omicidio di Maya. Finalmente! Saranno dati in custodia, ovviamente, ai genitori di lui. Sì, però ai genitori di lui... Sì. Lui si dichiarerà non colpevole, ma non avevamo dubbi. E a questo punto, per fortuna, sarà emessa un'ordinanza del tribunale nel quale verrà impedito Larry di vedere i figli, per evitargli ovviamente ulteriori traumi. L'uomo però riuscirà a parlare con i bambini. Quando chiamava i propri genitori, riusciva con qualche scamotage a parlare con loro. E quindi qual è il problema? Se il problema è che non può, potrebbe, è stato proibito dal tribunale di parlare con i bambini, li ha traumatizzati. Un genitore, forse i figli, fa bene sentirlo. Ma non lo so, li ha comunque traumatizzati, non lo so. Comunque, è giusto che senta i figli? Probabilmente i bambini hanno capito che ha ucciso la propria madre. Non so. La sorella di Maya presenterà mozione per la custodia dei bambini. Purtroppo questa sarà rifiutata. Perché non si voleva che fossero allontanati dalla loro città natale, ecco. Sì, però forse era meglio che stessero con la sorella della mamma piuttosto che coi nonni del padre assassino. Purtroppo sono scelte che spettano le autorità e non sempre sono... Sembrano giuste e corrette. Sì. Comunque, siamo nel giugno del 2022. L'avvocato di Larry proverà a fare passare l'uomo... come non idoneo ad affrontare il processo, guarda caso, vengono fuori i soliti problemi mentali. No, però non ce la fa. No, perché è in perfetta condizione. Dunque, a Larry spetta un processo con l'accusa di omicidio di primo grado e detenzione di armi. Sono passati 3 anni e purtroppo di Maya ancora non c'è più nessuna notizia. E ora si aspetterà il processo di Larry, che è stato, dopo un sacco di posticipi, pensate, è fissato per il 26 agosto del 2024. Comunque ormai le cose sono state... Sì, lui è accusato, non sappiamo quale sarà la sua pena, ovviamente dobbiamo saperlo. Ovviamente la famiglia non smette di cercare delle risposte. E continua ad organizzare ancora veglie e raccolte fondi per non smettere di cercare la loro figlia. Insomma, se vi interessa vi faremo sapere come andrà la sentenza, anche perché Larry potrebbe benissimo cercare un patteggiamento e far sapere dove almeno nascosto il corpo di sua moglie e far capire le dinamiche di questo benedetto crimine che le autorità non hanno compreso come sia avvenuto. E di certo questo gli consentirà un bello sconto sulla pena, perché quando aiutano nelle indagini, soprattutto in mancanza di un corpo, gli sconti sulla pena arrivano. Sempre che lui ovviamente deciderà di parlare, di far sapere tutto. Lo sapremo e se vi interesserà lo saprete anche voi. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Fateci sapere ovviamente nei commenti cosa pensate di questo caso e se volete poi gli aggiornamenti ad agosto, se ci sarà davvero poi la sentenza definitiva. L'unica cosa che è certa è che 3 bambini dovranno crescere senza la loro madre e questa è sempre una grande ingiustizia. Sì. Grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia. Vi ricordiamo l'appuntamento sì. Con il Notturno Crime, ovvero ogni domenica sera trattiamo un caso esclusivamente italiano. Alle ore 21, non mancate. Vi aspettiamo. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Effettivamente, sono curiosa anche io di sapere come andrà a finire. Ragazzi, grazie di averci seguito fino a qui. Le Crimber chiudono e sempre vi ricordano: occhio alle stranezze.